Un sensore rivela una variazione nell'ambiente con cui è in relazione. Questo input fisico può essere registrato sotto forma di un dato spesso digitale e quindi eventualmente ulteriormente elaborato anche tramite tecniche di intelligenza artificiale. Nel centro Sensor and Devices di FDK noi abbiamo tante piattaforme di ricerca e sviluppo per un'ampia gamma di sensori. Penso ad esempio a sensori in grado di rilevare il passaggio di particelle anche subatomiche, penso a rivelatori di radiazione, anche X o gamma, penso a sensori in grado di rilevare la presenza di molecole nell'atmosfera. I campi di applicazione sono i più ampi: l'automotive, la medicina, anche diagnostica, la ricerca condotta dallo spazio. Per tutti questi tipi di sensori abbiamo a disposizione piattaforme di processo complete e questa è una condizione molto rara sia in Italia che vorrei dire in tutto il resto d'Europa, basate sulla tecnologia semiconduttore. Questi sensori, per quanto aventi tecnologia estremamente avanzata, sono ancora figli di quella che viene chiamata la prima rivoluzione quantistica, che ha avuto nell'invenzione del transistor e del laser i momenti tecnologici più alti. I cui effetti su tutti i campi del vivere civile non sono ancora del tutto prevedibili. FBK è parte di questa nuova avventura attraverso le sue attività e i suoi progetti. Penso ad esempio in primis alla partecipazione all'Istituto Nazionale di Scienze e Tecnologie Quantistiche, NQST, finanziato dal PNRR. Dal punto di vista dei sensori e della seconda, quindi, rivoluzione quantistica, l'importante è essere in grado di manipolare singoli oggetti quantistici, atomi, fotoni, elettroni, molecole, con due obiettivi tecnologici importantissimi. Il primo è la continua riduzione delle dimensioni dei sensori, la loro miniaturizzazione. Quindi penso a una maggiore integrabilità degli stessi, una maggiore pervasività e anche una maggiore sostenibilità dal punto di vista ambientale, con la riduzione dei costi energetici non soltanto della loro fabbricazione, ma soprattutto del loro mantenimento in funzione. D'altro canto, le nuove tecnologie quantistiche consentiranno di avere sensori enormemente più sensibili, si parla di parecchi ordini di grandezza in più, quindi in grado di misurare grandezze fisiche o variazioni delle grandezze fisiche che attualmente non sono intercettabili con le tecnologie classiche di cui disponiamo. Penso ad esempio alla gravimetria quantistica, che già è in grado di rilevare piccole spostamenti della crosta terrestre e già si pensa di integrarla nei satelliti per andare a rilevare ad esempio giacimenti di gas, giacimenti d'acqua o anche per anticipare un possibile evento sismico. Nei nostri laboratori e nel gruppo di cui io faccio parte lavoriamo con fasci ionici per creare difetti all'interno di materiali quali il silicio, il diamante e così via. Questi difetti possono funzionare come singole sorgenti di luce quantistica in grado di emettere un fotone alla volta. Ora, il fotone è uno degli elementi essenziali per poter fare fotonica quantistica anche integrata. Ma il fotone di per sé può essere anche già pensato come un piccolo sensore. Se ad esempio immaginate di mettere questa sorgente a contatto con una singola cellula, allora le caratteristiche del fotone possono riflettere le variazioni di temperatura di questa cellula. Dal punto di vista della artificial intelligence, ci si aspetta un contributo che è soprattutto abilitante delle nuove tecnologie quantistiche, prima di tutto attraverso una nuova era di analisi ed elaborazione dei dati. Poi attraverso un contributo che già è in atto e che è importantissimo e che riguarda la correzione degli errori quantistici che sono inevitabili perché associati al fenomeno naturale della decoerenza. Dal canto suo, l'artificial intelligence potrà godere di un incredibile aumento della potenza di calcolo e di simulazione e anche di una nuova generazione di algoritmi, e intendo proprio nuovo dal punto di vista concettuale. Gli effetti di questa nuova sinergia tra artificial intelligence e la sensoristica quantistica, come detto, non sono ancora neanche del tutto prevedibili, ma del resto, quando fu inventato il transistor, chi avrebbe detto che ciascuno di noi oggi ne avrebbe avuti in tasca centinaia di milioni con i propri dispositivi, in grado in questo modo di essere collegato a tutto il resto del mondo?